È una grande emergenza umanitaria e ai noi l'Europa, ma in parte anche l'Italia, non sta mostrando la sua faccia migliore. Io credo che noi stiamo affrontando questo tema in termini populistici anche molto egoisti. I cittadini e le cittadine della Sicilia stanno dando un esempio di solidarietà, di rettitudine morale a tutta l'Italia ma anche a tutta l'Europa. Sì. Con una spinta umanitaria davvero forte. E credo anche che quando un governatore della regione dice noi basta, non accettiamo più i profughi, difficilmente parla per tutti i cittadini e tutte le cittadine di quella regione. Io sono genovese, sono ligure. Sì. E le assicuro che le famiglie della Liguria, della mia città di Genova, hanno una grande storia di solidarietà e di accoglienza. Quindi io credo che chi governa le regioni, chi governa i paesi, le città, il paese, debba ben ragionare su questi aspetti. L'Italia è un paese solidale ed è un paese di migranti. Qua non siamo davanti a qualcosa di normale, siamo davanti a qualcosa davvero di drammaticamente eccezionale. Se la nostra risposta sarà questa, dividere il paese, dire di no, non accogliere, avremo poco da spendere in Europa quando richiamiamo i paesi europei a svolgere il loro ruolo e la loro responsabilità. E la CISL oggi, voluto esserci alla presentazione della carovana antimafia 2015 a Reggio Calabria. Il tema delle periferie al centro, la Calabria è una periferia che ha bisogno di un nuovo modo di combattere le mafie e serve più investimento verso lo Stato, serve più organico alle forze polizia, sono sottodimensionate le periferie del centro, ha una situazione organica del 1989, ci vuole più tecnologia, più intelligence, più mezzi, ma ci vuole anche più investimento nelle periferie in termini di riqualificazione urbana e inclusione sociale. E questo lo Stato deve farlo in termini di risorse e maggior determinazione, deve farlo in fretta e meglio di quanto fatto prima. Questo è l'elemento che poniamo, anche perché la situazione di crisi sta aumentando le condizioni, le situazioni di degrado e di emarginazione sociale. In più credo che il sindacato della lotta alle mafie ci deve stare, perché il lavoro è l'elemento di sbarramento e di misurazione quanto la mafia sia ancora forte o no. Si è visto anche che laddove c'è capitale mafioso, malaffare, riciclaggio, si crea economia e imprese deboli e quindi rende fragile il lavoro. Noi abbiamo bisogno di un lavoro vero, un'economia forte che dia veramente prospettiva industriale e sviluppo a questo paese. Milano e la Lombardia restano i motori d'Italia, ma la crisi non è ancora finita. È questa la realtà tracciata dal rapporto Il Lavoro a Milano, realizzato annualmente dai centri studi di CGIL, CISL e UIL a Solombarda. Nel 2014, nel milanese, la disoccupazione ha raggiunto l'8,4%, un livello ancora preoccupante, anche se molto inferiore al quasi 13% registrato nel paese. La Lombardia e Milano rispetto al resto d'Italia in questo momento sta andando molto meglio. Il problema è che i nostri competitori non sono l'Italia ma sono il resto del mondo e specialmente l'Europa. Nel confronto con gli altri paesi europei, con Francoforte, Lione e Barcellona, i dati non sono così positivi. Dobbiamo considerare che il nostro sistema paese pesa troppo sull'economia e l'economia lombarda nella fattispecie. La relazione, lo studio sottolinea anche il fatto che i salari in questo momento siano aumentati molto di più dei prezzi. Questo però significa solamente che non facciamo più contrattazione per recuperare l'inflazione, ma in questo momento stiamo facendo contrattazione per pagare le tasse e per pagare i servizi. Per cui l'appello che dobbiamo fare è quello di diminuire le tasse e calmierare i costi dei servizi. Per cui un governo è un governo nazione, un paese nazione che ci metta nelle condizioni di operare al meglio, sia noi che gli imprenditori.
fuori. E infine c'è la questione formazione. Bisogna che il sistema educativo sia permeato anche dal sistema di formazione di carattere professionale, per cui qui un'alternanza scuola-lavoro che parta però già dal basso, che possa creare le condizioni che la formazione della conoscenza dei nostri studenti si mettano insieme, si mischino anche col saper fare utile al sistema produttivo del nostro paese. A preoccupare è soprattutto la disoccupazione giovanile, che ha superato il 30%, un dato a cui va aggiunto quello sui giovani che non studiano e non cercano lavoro, quasi 76.000 in Lombardia, di cui 28.500 a Milano.